Ciao a tutti, oggi vorrei preparare assieme a voi un piatto particolarmente versatile, un piatto nel quale in genere ci si può liberare con la fantasia, uno strudel salato. Come tutte le torte salate, gli strudel salati sono ottimi sia caldi che freddi, sono ottimi magari per un picnic, sono ottimi per un buffet e a volte ci salvano la cena. Vi dico subito gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Per l'impasto ci occorreranno 200 g di farina, 90 g di acqua gelata, che qui non ho messo, 70 g di burro, un pizzico di sale per l'impasto, mentre per la farcitura saranno necessarie due zucchine non troppo grandi, 100 g di salmone affumicato, 60 g di provola, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. Ci occorrerà dell'olio per cuocere le zucchine e l'olio sarà necessario anche per spernellare al termine della preparazione lo strudel prima di infornarlo insieme al latte. Io metto subito il mio grembiule. La prima cosa che io andrò a fare sarà quella di preparare il mio impasto. Metterò la farina, l'acqua gelata e il burro all'interno della mia planetaria. Impasterò fino a quando non otterrò un composto omogeneo e abbastanza morbido. Ci vediamo appena avrò terminato l'impasto. Ed eccolo il mio impasto. È pronto. Non farò altro che trasferirlo all'interno di un contenitore di plastica, lo chiuderò e lo farò riposare almeno un'ora all'interno del frigo. Nel frattempo mi impegnerò per preparare il condimento da inserire all'interno dello strudel. La prima cosa adesso che andremo a preparare per il ripieno del nostro strudel sono le zucchine. Ho già messo all'interno di un tegame abbastanza ampio uno spicchio d'aglio. Aggiungerò un po' di olio. Aspetterò che cominci leggermente ad imbiondire, dopodiché aggiungerò le mie zucchine che ho tagliato a cubetti regolari in maniera tale che possa io poi lavorarle meglio all'interno dello strudel. Possiamo già cominciare ad aggiungere le zucchine che dovranno cuocere in maniera molto uniforme e diventare belle dorate. Ed eccole, le nostre zucchine si sono dorate uniformemente. Adesso dovrete togliere l'aglio e aspettare che si raffreddino in maniera tale che poi possano essere utilizzate per farcire lo strudel. Bene, è arrivato finalmente il momento di stendere la nostra pasta, il nostro impasto per lo strudel. Mi raccomando, per prima cosa, distribuite un bel po' di farina sul vostro piano di lavoro, mettete al centro il vostro impasto e cominciate a lavorarlo con il mattarello. È abbastanza semplice perché l'impasto è morbido ed è facile da lavorare. Cercate di dare una forma, se riuscite, il più possibile rettangolare, ma se non riuscite a darla rettangolare non è un problema. L'importante è che abbia una dimensione abbastanza regolare. Ci vediamo appena io avrò steso il mio impasto. Ed ecco, abbiamo steso l'impasto. La prima cosa che cominceremo a fare per farcirlo è distribuire un po' di parmigiano, all'incirca un cucchiaio e due, insomma, poi secondo il vostro gusto. Successivamente vi consiglio di cominciare a distribuire il salmone spezzettandolo un pochino in maniera tale che i pezzetti siano messi un po' in maniera uniforme su tutto il rotolo che poi faremo.
aggiungeremo poi successivamente le nostre zucchine che ormai sono fredde, quindi possiamo tranquillamente cominciare a distribuirle. Mi raccomando, anche le zucchine vanno distribuite in maniera uniforme, in maniera tale che poi sia facile lavorare il rotolo quando lo gireremo ed ogni fetta insomma sia abbastanza bilanciata. E i rotoli sono ottimi anche per dei buffet, ad esempio, se si vogliono fare delle cene all'impiedi, se ne possono fare di diversi tipi, perché la fantasia per fare i rotoli è sicuramente tantissima. E per ultima aggiungo la provola, sempre tagliata a julienne, come vi ho fatto vedere altre volte, perché è sicuramente molto più facile poi arrotolare, altrimenti i cubetti diventano un po' fastidiosi quando procediamo ad arrotolare. Ed eccoci, questa è la situazione. Possiamo, diciamo, distribuire un po' meglio gli ingredienti, quindi a questo punto. Dopodiché la prima cosa da fare che vi consiglio è leggermente piegare i due lati del vostro rotolo e quindi cominciare con delicatezza ad arrotolare. La pasta è una pasta che è abbastanza resistente, mi raccomando, fatela sottile, però è molto resistente, quindi è facilissima da lavorare. Ed eccoci, il nostro sudel è pronto. Rivestite una teglia di carta da forno, ponetevi lo strudel e cominciate a bucherellarlo leggermente sulla parte superiore. Dopodiché, a questo punto, è necessario procedere a spennellarlo. Ho messo un dito di latte con un cucchiaio di olio di oliva e procedo a spennellare il mio strudel. Terminata questo, non utilizzerò tutto quanto il composto, diciamo che lo spennellerò, diciamo, completamente, con metà di questo composto per questo momento. Dopodiché, a metà cottura, tenderò a farlo di nuovo. In questa maniera la parte, diciamo, esterna del nostro strudel diventerà più croccante e dorata. Ecco, ho terminato, quindi procedo ad infornare lo strudel a 180 gradi per mezz'ora circa. Eccolo, trascorsa la nostra mezz'ora, ecco sformato il nostro meraviglioso strudel. Ora dovremo semplicemente lasciarlo sul piano di lavoro per farlo raffreddare. Ho trasferito lo strudel sul mio piano di lavoro in attesa che si raffreddi completamente. Procederò poi più tardi con le solite fotografie per la presentazione poi della ricetta classica che, come sempre, posto per ciascuno di voi. E mi dedicherò a qualche decorazione, perché amo sempre portare a tavola dei piatti che siano belli da vedere. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta e spero di rivedervi presto. Un bacio a tutti da In Cucina con il Cuore.